mette a punto gli ultimi dettagli in vista dell'appuntamento più importante della stagione. I mondiali di atletica leggera si terranno a Londra ed il mezzofondista neozelandese Nick Willis ha scelto ancora una volta Spoleto per rifinire la sua preparazione. Nonostante le pessime condizioni della pista di atletica, l'atleta, che vanta ben quattro partecipazioni olimpiche, non rinuncia alle bellezze naturali di Spoleto e della Valnerina, ma soprattutto al calore del pubblico e dell'amico Pier Giorgio Conti, pronti a tifare per lui nella gara dei 1500 metri. Nick, ancora a Spoleto, ancora con tanti amici e con tanti fan, è una nuova sfida per te. Stavolta il tuo obiettivo sono Londra e i mondiali. Sì, ho scelto di venire qui per 3 settimane prima di andare a Londra. Sarei potuto rimanere in America, ma sapevo di avere a Spoleto un'altra casa. Così ho scelto di venire qui dove ci sono tanti amici spoletini, c'è dell'ottimo cibo ed è un posto davvero molto rilassante, in questi giorni anche molto caldo. Si può dire che Spoleto è una seconda casa per te? È la mia casa in Europa, ci piace visitare altri posti come il lago di Garda, ma qui è più come stare a casa in un posto molto rilassante. Ti piace il cibo? Sappiamo che ami fare un bagno refrigerante nel Nera e che corri ovunque. Quali sono i tuoi percorsi preferiti qui in zona Spoleto? Beh, il Giro della Rocca e il Ponte delle Torri. Passo spesso in quella zona prima di salire a Montelupo, poi giù per il fiume nell'area del Ruzzolone. E anche la strada che porta a Norcia, in quella direzione, percorso della vecchia ferrovia. Mi piace molto correre lì. Hai 34 anni ora. Sono giovane 34 anni. Vero? E hai corso 4 giochi olimpici e una sfilza di mondiali. Qual è il tuo segreto? Credo il fatto di non spingere gli allenamenti sempre al massimo tutte le volte, quindi scelgo alcuni giorni importanti in cui farlo. Ad esempio, sono qui a Spoleto da 10 giorni ed oggi è stato il primo allenamento veramente duro che ho sostenuto. Negli altri giorni ho semplicemente corso lentamente e a lungo. La velocità uccide, devi scegliere i momenti giusti.